Venerdì 19 novembre 2021, Barone Vassallo. Avete visto questa bella immagine? Questa bella immagine? Chi sono? Sono i rivoluzionari del 2021 o quelli del 78? Sono quelli in mascherina del 2021 o sono quelli mascherati perché avevano un altro fine? No, non sono i mascherati del 2021. E sapete perché? Perché ci sono delle notizie bellissime, delle notizie straordinarie. Io non vedevo l'ora che questa notizia arrivasse. Sarebbe ora. Sì, avete sentito bene. Io sono felice di questa notizia. Sapete perché? Perché è ora che tutti i fregnoni, tutti i conigli, tutti i topolini chiusi dentro casa che non hanno voluto ricevere la sacra benedizione, è ora che scendano con noi, è ora che facciano uscire gli attributi, che tirino fuori le caratteristiche di uomini e non di talpe e non di topi nella soffitta. È ora, è giunta l'ora, è giunta l'ora che tutti quelli che dicevano bravi, bravi, siamo con voi col cuore, escano di casa, o altrimenti finiscano come topi, come sorci. Dovete finire come sorci se non vi muovete, se non venite con noi a lottare. Vi leggo la notizia. Lockdown solo per i non vaccinati, pronto il decreto. Con il tampone si va solo al lavoro. Si va verso un lockdown per i non vaccinati, con il governo pronto a una stretta già la prossima settimana. Che dite? È giunta l'ora di alzare il culo dalla sedia? O volete continuare a subire come avete fatto fino ad oggi? Con un tampone negativo si potrà andare al lavoro, ma non in bar, ristoranti e luoghi chiusi. I non vaccinati in Italia presto potrebbero essere costretti a un sostanziale lockdown. Le ultime notizie che arrivano da Palazzo Chigi parlano infatti di un Mario Draghi che si starebbe convincendo ad avallare le richieste dei presidenti di regioni e dell'ala più rigorista della sua maggioranza. Ma sapete perché mi è da ridere? Pensa ai campani, a quel branco di scemi che hanno di nuovo votato quel come lo possiamo definire? Quel mezzo uomo che vuole fare il mafiosetto, che vuole fare il guappo del quartiere. Lo avete rivotato quel guappo di quartiere e adesso ve lo tenete. Adesso sono contento se faranno questo sperato lockdown per chi non ha ricevuto la sacra benedizione. Le voci di palazzo descrivono come imminente un nuovo decreto. Potrebbe essere varato già la prossima settimana, contenente un'ulteriore stretta in materia di Green Pass per chi non ha ricevuto la sacra unzione. Da quanto è trapelato, una persona che ancora non è immunizzata al sacro raffreddore con un tampone negativo potrebbe recarsi al lavoro, ma non in bar, ristoranti, cinema, palestre, in altri luoghi, al chiuso. Se l'aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni dovesse portare a nuove restrizioni, ha dichiarato il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini, non sarebbe ipotizzabile mettere sullo stesso piano i sacri unti con i non sacri unti. I non sacri unti
Potrebbero andare in lockdown, anche se l'Italia sarà ancora tutta in zona bianca la prossima settimana. Appare inevitabile, visto il recente andamento della curva epidemiologica, che a breve possano iniziare a esserci i primi cambi di colore. C'è da dire che da noi la situazione sanitaria al momento è nettamente migliore rispetto a gran parte d'Europa. Basta guardare cosa sta succedendo in Austria o in Germania. Ma i dati indicano che in Italia un probabile aumento dei contagi e dei ricoveri nelle prossime settimane per salvare il Natale agli italiani, sia dal punto di vista sociale che da quello di economico. Ecco che diversi presidenti di regione hanno chiesto, e una parte della maggioranza, Forza Italia, PD e Italia Viva, sono pronti a considerare restrizioni a hoc solo per coloro che non sono stati benedetti. Io sono contento, sono felicissimo, mi auguro proprio che lo facciano. Sapete perché? Perché siamo stanchi di vedere quelli che sono tantissimi milioni, tanti, 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 che non hanno ricevuto la sacra benedizione e ci dicono: siamo con voi con il cuore, siamo con voi, avete ragione, dobbiamo fare di tutto per la libertà, dobbiamo fare di tutto per scalzarli, dobbiamo fare di tutto per combatterli, ma siamo con voi col cuore, noi rimaniamo a casa al calduccio, anzi, con il tamponcino, il coton fioc, noi ce ne andiamo belli tranquilli al ristorante, al bar, al cinema, mentre voi continuate a lavorare per i nostri diritti. È finita. È finita la pacchia. È finita. Adesso o vi rimboccate le maniche anche voi, e siamo 20 milioni. Dagli ultimi sondaggi, quelli fatti bene, risultano addirittura 21 milioni di persone che non sono andate in chiesa. Quindi, 21 milioni di persone, dalla prossima settimana, siete chiamati in appello. Questo è il grande appello. Dunque, vi rimboccate le maniche, o scendete con noi, o altrimenti ve ne state belli chiusi in gabbia fino a maggio, giugno, luglio, forse per sempre, o forse rimarrete per sempre chiusi in gabbia. Tanto sembrerebbe che anche i più ferventi parlatori, cialtroni che stanno con noi con il cuore, sembrerebbe che a smuoverli non c'è modo. Adesso, dalla prossima settimana, spero, mi auguro, che ci sia modo di scalzarli dalle loro comode poltrone, dalle loro comode sedie di ristorante, dalle loro comode sedie di bar, dalle loro comode sedie di cinema e da tutto il resto. Che facciamo? Che facciamo? Intanto ci vediamo domani. Ci vediamo domani a Circo Massimo. Noi di Motore Italia saremo una caderva, una caderva. E ci troverete lì. Bene. Ciao a tutti. A domani.